Ciao a tutte, allora mi sono svegliata da... Beh, adesso sono le 6:38, però io mi sono svegliata alle 6 naturalmente perché ero un po' agitato, ho sentito la sveglia di mia madre, io tipo mamma, e lei sì, era la sveglia sua anche se dorme fino alle 6 e mezza anche lei. Sono agitatissima e ieri sono andata a letto. Alle 10:30, per ora che mi sono addormentata saranno state le 11. Ieri sono andata all'anteprima di Maze Runner a Milano e ho incontrato Cleo ed è stato veramente veramente carino e ci ha fatto pure un vlog, cioè ci sono pezzi di un vlog quindi vi linko giù il vlog appena l'ha pubblicato. Lì c'è la mia cartella pronta al lutto e sono già agitata perché per i banchi, tutte queste cose. Poi io ho delle mie paranoie personali. Voi non le vedete da quassù, ma sono tipo, formano il maiale. Spero che mi porterà fortuna il maiale. Io ovviamente mi stavo mettendo i pantaloni con sopra il pigiama, mi sembra giusto. Facciamo... Tanti auguri a questa ragazza che, oltre ad essere il suo primo giorno di scuola, mi segue sempre su Twitter, mi commenta sempre, quindi se le merita. Stavo discutendo con mio padre sul fatto che è meglio avere una macchina fotografica per fare i vlog rispetto alla videocamera. Mio padre non è d'accordo, sembra un cane. Ok, adesso di meno. Sono in macchina, stiamo andando in metro perché io faccio casa, metro in macchina. Che mi porta mio padre all'andata, poi prendo la metro, il pullman, al ritorno faccio tutto da sola perché sono una figa assurda. Vero? Dai! Allaggio la cintura. Giusto. Sono arrivata a scuola e sono qui con la mia Forever Endeavor Marta, che l'avete vista in qualche vlog, ma lei mi segue sempre. Ovvio. Lo facciano seguire Lei è la la mia Marissa. Marta. E praticamente la conosco dalla prima superiore, eravamo in classe insieme in prima superiore. Poi abbiamo avuto delle difficoltà di percorso, io ho avuto delle difficoltà di percorso, però la Marta è sempre la Marta ed è, lei è la cuoca della vita. Adesso che stiamo aspettando la Debora, solo che lei è. Solo che siamo in anticipo. No, beh, in teoria No, no, dai, sono manca le un minuto. 7. Io sono Infatti. agitatissima, sto tremando, cioè non siete, ma sto tremando, sto No, tremando. io no, non. Sono qui con la Debora. Che palla la Ciao. Debora. Parla di qualcosa. Oggi è il giorno prima di scuola. Cioè, oggi è Oggi il primo era giorno. prima di scuola. No, perché ieri ho detto tipo, freddo fa fuori. Lo sai che le mie iscritte ti amano? Davvero? Sì. Non sono le sue. Tu ami loro? No, No. Ali ama me. No, scherzo, anch'io mi amo. Ma c'è qualcuno che ti Anch'io aspetta? mi amo, ha Adesso detto. si saluta. E saluta. Vieni, Ciao, non e già lo so. lì sta, guardate la Non faccia. ti Si vede che si è svegliata alle 6 di mattina. No, Ma stronzi, come hai è fatto ad quello che è. indovinare? Seriamente sto svegliata alle 6. Eppure Comunque non puoi io. farti niente, No. patatina! Sì! Devo messaggi con tuo padre? Forse Ale mi ha mandato da me. Perché tuo padre? Perché tuo padre con Ale? Perché lavora da me. Davvero? C'è un curatore con tuo padre. Siamo sul pullman. Oddio, non mi si vede, non mi si vede. La Deborah è una percentuale nel mio vlog perché senza la Debo. Che cazzo ho detto? Non lo so, mi stavo cagando, stavo pensando ai fatti miei, sinceramente. Debo? Te lo dico, ora te lo dico. Ciao, ragazze! Ma stai filmando? Ho pensato. Anche adesso. Ciao. Io devo aprire un canale. Io devo aprire un canale. Sì, doveva aprirlo solo un che non ha la canale. chiave. Perché non l'hai aperto? Perché aperto non ho avuto il tempo materiale. Ho visto il video che hai fatto col tuo tipo, quello in cui truccavi. Ah sì, Ma state ecco, ancora guardate insieme? quello è figo, sì. Ma state ancora insieme? Sì, da un anno e mezzo. La donna? Io con Emma abbiamo fatto la corsa, una mi ha spaccato. Mi ha spaccato il naso una tipa. Però vabbè. Va bene. Vieni qua. Sono molto felice perché mi sono presa all'ultimo posto con la Debo. Debo? Ma se c'è la mattina. Ma certo, mettilo.
Ma no, qui c'è un posto! No, no, no. Vero Debra! Camino! Vero Debra! Oh mio Dio! Gli spazi! Ciao Jelly! Saluta! Ciao! Che sgarbata! Martina è la mia compagna di classe, era la mia compagna di classe di banco. Quest'anno disagio a scuola, abbiamo ancora la stessa classe. Non ti ricordo. Ah, cazzo, sono molto triste. Ah, vieni a guardare. Per me la Martina è diventata molto più bella. Cioè, le sono cresciuti tantissimi capelli. Beh, oggi me li sono. Sei proprio bella. Grazie. Sono felice delle mie compagne di banco. Un pasticcino, un pasticcione. 50, ti sono mancata? Sì, molto. Tanto? Sì, tantissimo. Stronza? Tanto, tantissimo da che quando ti ho visto, ti ho salutato, tu mi hai detto: ah, ci sono i cartelloni con le classi, ciao! E sei andata via. Sai che ti voglio bene. Mancavano le tue unghie. Cosa, Marti? Mancavano le tue unghie. E le ho tagliate. E vabbè, però comunque c'è, cioè, notare. Traditrice, non le hai tagliate con me. Ma perché tu facevi di... allora stavolta me le tagli tu la prossima volta. Non sai che non mi è piaciuto come me la tagliate la tizia? Infatti, perché solo io sono brava. Una volta mi hai ammozzato... Venite da me a farvi le unghie. Guarda, io vi accetto. Una volta mi ha ammozzato... Una volta mi ha ammozzato il pollice. Sì, perché problemi di percorso. Perché io sono la sua carica, no? Saluto tutte. Ciao. Di che vi rivedrete. Ci vedremo presto. A quando mi taglierai le unghie? A quando le taglierò le unghie. Che farà un vlog. Che farà un vlog. Allora... È tutto un coglione. La Marta, che è una persona molto cara, tanto dolce, cara, mi parve, la Marta, ha detto il cognome di una... Mi parve. Ha detto il cognome di una prof, quindi purtroppo è andato perso. Perduto, perso, quindi... Adesso tu ci dici com'è andato tutto il giorno di scuola. Hanno spiegato. A me no. E domani facciamo filosofia. Domani spiega filosofia. Non mi è simpatico. Sì, molto. Beh, a me piace. Nel senso. Non saluta sua figlia che guarderà questo vlog. Salve, figlia del prof. Ciao, vuoi dire? Si chiama Dalena. No. Oh. Aspettati una torta. Come avrete notato, sono tornata a casa. Perché è aperto? Andiamo sul balcone. Sono tornata a casa. È stato un primo giorno abbastanza interessante perché non ho fatto assolutamente niente. No, beh, sì, hanno spiegato, non c'è luce. Ha spiegato italiano e poi abbiamo fatto un'ora a parlare a cazzo con l'ora di psicologia. E questo era il mio primo giorno di scuola. Anche se so che non avrete visto molto, però ci si accontenta di poco, no? E spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao!